molto stile Melrose Avenue. Infatti siamo a Melrose Avenue, che è questa strada molto particolare di Los Angeles, perché ci sono negozi assurdi come questo dietro di me e sono tutti negozi un po' rock, un po' chic. Quindi ho deciso di fare un outfit molto simile a questa strada, perché sono due stili che a me piacciono tantissimo. Quindi inizio subito a farvi vedere cosa ho deciso di indossare. Come scarpe ho deciso di indossare questi sandali, che sono belli eleganti, non sono altissimi, quindi si riesce a camminare tranquillamente, sono abbastanza comodi e mi piacciono perché lasciano il piede bello scoperto, hanno soltanto questa striscia davanti che però mi piace tanto perché slancia un po' la gamba. Come pantaloni ho scelto questi di Topshop, che sono, sembrano praticamente dei leggings perché sono belli aderenti, e con i sandali mi piace indossare dei pantaloni o comunque dei jeans che siano così belli stretti, che sembrino quasi dei leggings, perché slanciano ancora di più la gamba, la fanno sembrare più snella, insomma più lunga, fa sembrare più alta, non lo so, a me piace abbinare un sandalo elegante con un pantalone bello stretto stile leggings. E questi sono molto adatti secondo me per questo outfit, perché sono questo nero grigio slavato, quindi hanno questo aspetto un po' rock, diciamo, e sono di quelli a vita altissima, quindi possono essere indossati con un top e lo corto. Poi invece ho messo questa canottierina, che è una canottiera molto semplice in realtà. Basta dire, stiamo avendo dei problemi grossi. È una canottiera molto semplice in realtà, nera, di cotone, di quelle che stanno belle morbide, larghe, leggere, ed è bella corta, quindi va benissimo con i pantaloni così a vita alta. L'altra è una scritta che a me piace tantissimo: love what you do what you love. Mi piace questa cosa, no? Mi piace la scritta di questa canottierina, l'ho presa essenzialmente per quello. E cos'altro? Questa giacchina, visto che tantissimi mi avete chiesto di questa giacca, praticamente l'ho presa al Fashion District, che c'è qua, al distretto della moda che c'è qua a Los Angeles. C'è un mercato grandissimo, che non è proprio un mercato perché ci sono anche dei negozi, insomma è una zona tutta dedicata alla moda, con un sacco di negozi per vestiti. E è particolare come giacca, nel senso che sì, ha questo aspetto un po' rock, però sembra, non so perché, quando la indosso mi sembra di avere su un'armatura, perché le cuciture sono molto strane, va a scolpire tantissimo il fisico, ha le spalle belle alte, tutte queste borchiette, lo vedrete dalle foto perché è difficile da descrivere, però quando la vedi sembra quasi, non lo so, sì, un'armatura. Ok, spero abbiate capito che cosa intendo. Comunque, ultimissima cosa, gli accessori, ho puntato tutto sulle mani principalmente, e praticamente ho su questi anelli che ho preso da Forever 21. Alcuni sono in coppia, hanno questa catenina, altri sono singoli, alcuni hanno i brillantini, e mi piacciono perché sono tanti, però rimangono comunque fini, eleganti, niente di troppo eccessivo secondo me. E l'altro accessorio è questa collana, anche questa di Forever 21, ed è questa collana così dorata con tutte queste croci. Dimenticavo la borsa, che è questa borsetta così piccolina, nera, con questi dettagli dorati, questa catenina dorata. E elegante, quindi mi piaceva nell'insieme dell'outfit di oggi. Quindi questo è tutto quanto. Come smalto, questo smalto rosso di Sally Hansen, e questo trucco sul marroncino, smoky marrone e labbra, non è proprio un rosso, è più un fucsia rosso, insomma questo è tutto quanto. Smetto di descrivere le cose, dovrei fare, sto pensando seriamente di non fare più gli outfit parlati, di farli solo con la musica. Perché? Perché quando sono in giro per strada, da nazione, la gente passa, mi guarda, io mi imbarazzo e quindi vado in tilt, mi incarto. Ok? Vi mando un bacione grosso e noi continuiamo la vostra passeggiata. Ciao!